Radio 3.5, la casa del futsal. Il martedì alle 23 su PUM. Giudicate voi che è. Campano, sono 37. No, il fisico di Pezzella. Uno spot per il futsal campano e l'EPG Group Real Ottaviano hanno dato vita ad un match emozionante, a tratti spettacolare ed equilibrato. Finisce 2-2, un infinito botto e risposta tra due squadre che si affrontavano per la terza volta dopo il doppio confronto in Coppa. Con le immagini andiamo ad analizzare questa partita che si è giocata alla centro FIPAV di Cercola. Passa in vantaggio l'Ottaviano 1-2, Altomare suorato, Altomare con il capocannoniere della Serie C1 che sblocca il punteggio e porta in vantaggio la squadra di Iamunno. Si fa vedere subito in avanti l'EPG Group che cerca il pari con questa punizione di Iazzetta che però lambisce il palo e finisce sul fondo al nono. Azione della Real Ottaviano, grande parata di Ranieri su Suarato e al diciottesimo ancora una punizione di Iazzetta. Si salva Liccardo in qualche modo al ventottesimo, grande giocata di Visconti che va via con una finta da ritiro della patente tra Mirante e Altomare. Il tiro di Visconti verrà parato da Liccardo che gli nega la gioia del gol da replay. Possiamo apprezzare questa giocata mostruosa del numero 13 Casoriano. Al 29esimo ancora un'occasione per l'EPG Group, Iazzetta pesca d'Argenzio che al volo impegna Riccardo e si rifugia in calcio d'angolo. Al 31esimo fallo di Mazzocchi su Visconti, però Iazzetta si fa ipnotizzare da Riccardo e si rimane sullo 0-1. Ancora l'ex gol di Nicola Partenope, pericoloso, ma finisce così il primo tempo 1-0 per l'Ottaviano. Con le immagini possiamo andare a analizzare la ripresa. L'Ottaviano si rende subito pericoloso con l'incursione di Mazzocchi che serve Suarato. Bravo Ranieri a non farsi sorprendere. Poco più tardi Ranieri dice no ancora a Suarato e si lancia in contropiede. La sfera arriva a Visconti che attende l'arrivo di Pazzi che dialoga con D'Argenzio che restituisce palla all'ex Napoli ma fallisce il pari a porta vuota. Il preludio a gol che arriva al 38esimo, Iazzetta verticalizza per l'immenso D'Argenzio che di testa beffa Tagnasio e Liccardo ed impatta il punteggio e l'EPG Group che fa 1-1. Al 40esimo occasione per Altomare che colpisce il palo esterno complice una deviazione di Ranieri. Al 42esimo occasione d'oro per Carnelli alla sua prima apparizione con l'EPG Group, bravo Liccardo a non farsi sorprendere e Magliano fallisce la ribattuta. Al 52esimo l'EPG Group completa la rimonta, Ranieri dice no a Suarato, Visconti serve D'Argenzio completamente libero, il bomber Casoriano attende il ritorno di Visconti che realizza il gol del 2-1 che fa esplodere letteralmente il centro FIPAV con l'EPG Group che completa la rimonta ma dura poco la gioia dei casoriani. Due giri di lancette, Maddalena all'occasione di chiudere il match, la retroguardia vesuviana evita il 3-1, Altomare in contropiede serve l'infinito Suarato che beffa Ranieri, realizza il gol del 2-2 che sarà il risultato finale. Gol in contropiede per l'Ottaviano nel recupero, ultima occasione è per Visconti al minuto 62 ma il tiro del numero 13 colpisce il palo complice anche un'altra grande deviazione di Liccardo, finisce così 2-2, quarto pareggio interno consecutivo per l'EPG Group, primo invece per l'Ottaviano che si ferma dopo 9 vittorie consecutive. Punto 5, la casa del futsal. Il martedì alle 23 su PUM.